una vittoria per i playoff. Il Trani supera 2-0 sul prato artificiale del Fausto Coppi di Ruvola Sud-Est e si conferma seria pretendente al quinto posto, adesso occupato dal Vieste, distante solo 4 lunghezze. L'avvio è tutto a favore degli ospiti di Roberto D'Ermilio. L'Oseto, su calcio di punizione, prova colpo sicuro, ma Musacco smanaccia in corner. Poi è Piperis a provarci, ma sempre Musacco salva il risultato ad occhiali. Il Trani si fa vedere con Turitto, ma Turi para in due tempi. I padroni di casa alzano i giri del proprio motore negli ultimi minuti del primo tempo, ma Fumai spedisce fuori. 0-0 all'intervallo. Inizia la ripresa e cresce la Sud-Est, assist di Colella e pallone per Ventura, il cui tiro termina a lato. L'11 di Gino Zinfollino non riesce a pungere e allora Fumai decide di prendere in mano la Vigor, scaricando rabbiosamente in rete e infilando l'1-0 al quindicesimo. Passano pochi minuti e la Sud-Est sfiora il pari con Loseto, Musacco vola e con Capriati, ancora Musacco, si rifugia in angolo. Infimo, dall'altra parte, alza troppo la mira, ma proprio sui titoli di coda il Trani raddoppia. È il 90esimo quando Turi regala il definitivo 2-0 ai locali. Punizione di De Palma, presa difettosa del portiere e tapine in bello stile di Infimo, che consente ai suoi di festeggiare una vittoria pesantissima e 3 punti importantissimi in chiave playoff, consolidando il 6° posto in classifica. Mastica amaro la squadra di Locorotondo, che scende ad un solo punto dalla zona rossa. Il Trani invece si dimostra quasi insuperabile in casa, è infatti il 10° risultato utile consecutivo, con una striscia di addirittura 7 partite senza sconfitte fra le mura amiche, fra Trani e Ruvo.